Ciao a tutti, ben ritrovati nel nuovo anno, buon anno a tutti, intanto che questo 2019 porti cose belle a tutti quanti. E come le volte precedenti abbiamo la consuetudine che durerà ancora un po', insomma, perché abbiamo deciso di fare così, di fare queste micro incursioni con nel mondo della letteratura zen, da 101 storie zen, leggiamo un piccolo brano che magari non è collegato con quello che diremo dopo, ma così per una piccola pillola di riflessione, ma anche divertimento in alcuni casi. E siccome siamo all'inizio dell'anno, ho scelto questa. Proprio perché sono i propositi, viene elencata una serie di propositi che di solito si fanno a inizio anno, appunto. Ecco, allora, dal numero 22, 101 Stare Zen, vi leggo, scusate, il mio cuore brucia come il fuoco. Shakun, il primo insegnante di Zen ad andare in America, disse: il mio cuore brucia come il fuoco, ma i miei occhi sono freddi come ceneri morte. Egli stabilì le seguenti norme che mise in pratica ogni giorno della sua vita. La mattina, prima di vestirti, brucia dell'incenso e medita. Coricati sempre alla stessa ora, nutriti a intervalli regolari, mangia con moderazione e mai a sazietà. Ricevi un ospite con lo stesso atteggiamento che hai quando sei solo. Da solo conserva lo stesso atteggiamento che hai nel ricevere ospiti. Bada a quello che dici e qualunque cosa tu dica, mettila in pratica. Quando si presenta un'occasione, non lasciatela scappare, ma prima di agire, pensaci due volte. Non rimpiangere il passato, guarda al futuro. Abbi l'atteggiamento intrepido di un eroe e il cuore tenero di un bambino. Non appena vai a letto, dormi come se quello fosse il tuo ultimo sonno. Non appena ti svegli, lascia subito il letto dietro di te come se avessi gettato via un paio di scarpe vecchie. Ecco, mi sembrano molto carine, simpatiche e comunque mi fanno collegare queste cose qui, soprattutto questa, che dice: bada a quello che dice, qualunque cosa tu dica, mettila in pratica. Ecco, mi fa pensare a questa fiction che ho visto l'altra sera, era il 5 di gennaio. E che era il 35, in occasione era già stata mandata in onda la RAI il 23 di maggio del 2018. Non a caso anche qui questa data non è casuale, perché il 23 di maggio c'è stato l'attentato al giudice Falcone. Ecco, perché vi sto per parlare di una persona collegata alla lotta alla mafia in maniera molto profonda e molto eroica, appunto. Una di quelle persone, appunto, che quello che diceva lo metteva in pratica. Sto parlando di Giuseppe Fava, per tutti Pippo. E questa fiction, Prima che la notte, con protagonista un. Non mi ricordo se il nome, comunque un attore molto in gamba, Gifuni, che ha interpretato, direi, in maniera magistrale. È veramente una fiction commovente e anche di alto livello, secondo me, rispetto a tante altre fiction che si vedono della Rai. È veramente un film, insomma, direi, sulla vita, la storia della vita di questa persona che veramente ha segnato delle
dei capisaldi, insomma, ed è un punto di riferimento per la lotta alla mafia, perché con il coraggio delle sue azioni e tutto quello che ha messo in campo nella sua vita, sono ancora oggi di interesse e di monito per tutti quanti noi. Lui era una persona anche con una grande cultura, ha scritto tanto anche di teatro, di sceneggiature anche, di un suo romanzo è stato due dei suoi romanzi sono stati tradotti in film, e uno da cui è stato tratto il romanzo ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino. Ecco, io potrei raccontarvi, appunto, mi sono un pochettino documentato sulla sua vita, sulle cose che ha fatto, ma lui ha scritto tantissimi libri, ecco, questo non ho fatto questo approfondimento, però insomma la sua storia è veramente emblematica, di quello che significa combattere la mafia. Parliamo di un periodo in cui prima della strage di Capaci, in cui ancora c'è stato questo passaggio dalla mafia, diciamo, più classica e legata alla vecchia mafia agricola, a quella più industrializzata. Un passaggio fondamentale che lui aveva intuito. E ha denunciato senza mezzi termini e con un grande coraggio. Questo grande coraggio lo ha pagato tutto, perché poi è stato appunto ucciso in maniera barbara la notte del 5 di gennaio, mentre stava andando al Teatro Stabile di Catania. Appunto, penso che la cosa migliore sia far parlare direttamente lui, le sue frasi. Ecco, la cosa importante da ricordare, anche se per tanti si ricorda solo per questo, però quelle frasi che lui ha detto in questa intervista a Enzo Biagi il 29 di dicembre dell'83, sono state, evidentemente hanno colto nel segno e hanno toccato molto. È stata una goccia che ha fatto traboccare un vaso, che lui aveva riempito con le sue inchieste, con le sue interviste, con il suo coraggio, con la sua redazione, del mensile I Siciliani, che aveva fondato in maniera un po' rocambolesca, perché non aveva più, ed era una cooperativa di giovani che si erano diventati editori di se stessi. Soldi non ce n'erano perché avevano preso le distanze tutti da lui, perché era la sua combattività e le cose che diceva veramente erano già su un sentiero pericoloso. E quindi la maggioranza anche se la sua rivista poi è stata venduta, ha avuto anche un discreto successo, però era già segnato un po' la sua emarginazione, anche gli altri giornali non lo seguivano più, questa rivista era venduta, sì. Ma era qua, anche in Sicilia abbastanza, ma anche a Roma, a Milano, a Torino, e quindi cominciava a dare veramente fastidio le cose che diceva, e tant'è vero che appunto dopo quella intervista, di cui adesso vi vado a leggere alcuni
il brano più decisivo, insomma, ecco appunto quell'intervista lì è stato un po' purtroppo, un suo testamento. E la cosa che dispiace appunto è come per tutte le persone valide che se ne vanno, è sapere quante altre cose avrebbe potuto fare e con quanto coraggio si sarebbe battuto per parlare, perché come diceva Paolo Borsellino, nelle radio, dovunque, di mafia dovete parlare. Dite in qualunque modo, ma dovete parlarne. Ecco, sto andando a cercare, scusatemi un secondo, un documento che avevo salvato per rileggerlo, appunto. Scusami Emilio, posso intervenire un attimo assolutamente, su no, questa perché vicenda? infatti. Chiedo scusa se intervengo perché No, no, ma. della sua morte, no? Quando si è parlato della sua morte, che è avvenuta appunto, come diceva, il 5 gennaio dell'84, la cosa che mi ha lasciato perplesso è che fu ucciso con una pistola calibro 7,65 alla Luca, Esatto. 5 proiettili, e addirittura, questa è proprio una nota di cronaca, insomma, che ho cercato, eccetera. Si pensò che l'omicidio, cioè quando cominciarono a fare le indagini, l'omicidio fu etichettato come delitto passionale sia dalla stampa che dalla polizia, perché si diceva che la pistola utilizzata non fosse tra quelle solitamente impiegate in delitti a stampo mafioso. E poi addirittura andarono a cercare anche tra le carte dei siciliani, no? Del suo giornale, quello che aveva fondato, con i giovani che si era portato appresso dall'altra, quando era direttore dell'altra giornale del Sud. E addirittura poi ci fu anche un'altra ipotesi, che il movente era economico per le difficoltà in cui appunto versava la rivista. Insomma, In effetti furono sì. dette tante di quelle stupidaggini. Per depistare, cioè, ci fu un depistaggio, perché alla fin fine ci fu tante cose e non si pensava proprio al delitto mafioso. Insomma, era una cosa che volevo dire giusto come cronaca, ecco. Scusami se No, è sente. vero, è vero, ma parlando direttamente della pistola, è vero, fino a quel momento erano state utilizzate non la 765, perché la 765 è una pistola che era in dotazione, mi pare, anche alla polizia proprio di Stato. Comunque, insomma, non rientrava tra le pistole usate dalla mafia, ma è proprio io Ci fu sta svista, ecco, usiamo così, no, nelle ma indagini. il problema è proprio che in quel periodo lì la mafia si stava trasformando, appunto, si stava trasformando in una batteria di organizzazione di morte e di industrializzazione, io la dico così, nel senso che stava entrando nel circuito, già lo era, ma ancora di più nel circuito economico. E non a caso un passaggio importante per quanto riguarda Cosa Nostra, poi le altre mafie già lavoravano in altri ambiti e con altri percorsi, ma per quanto riguarda la mafia siciliana, anche nella fiction si vede e si sente parlare continuamente: ah, ma Palermo sì, la mafia a Palermo c'è, ma Catania no, Catania è un'isola felice, insomma, quando non era così e tutti lo sapevano, e lui continuava invece a indagare per smascherare queste cose qua. Ed era già, c'è questo passaggio qui da Palermo a Catania, ma da Palermo a Catania, ma ci mettiamo in mezzo l'America e già le capitali del nord industrializzate, Torino, Milano, c'era già il percorso per arrivare nei centri di potere, ma al di là dei centri di potere,
i centri economici dove c'erano i soldi, e quindi la Lupara non c'era già più, era già un passato remoto, era già confinata a qualcosa che non, le armi, la mafia ha commerciato in armi, e direi proprio che questo segnale qui, purtroppo, ne è rimasto un segno nel ricordo di Giuseppe Fava. Era un segnale che anche le armi erano, cioè, le armi utilizzate erano già prodotti della mafia, nel senso che c'era già il progetto di vendere armi, che è una delle cose nelle quali sono venute fuori tante, tante inchieste, però sulle quali secondo me ancora c'è tanto, tanto da scoprire, perché questo settore qui sulla droga, sì, e le commistioni con il potere politico si è detto tanto e ci sono evidenze. Sul discorso delle armi, invece, secondo me c'è ancora molto, molto da scoprire. E questo segnale qui di questa pistola, è già un segnale secondo me, così, questa è la mia impressione personale, che c'era già, appunto, c'era già in progetto anche che le stesse armi che venivano utilizzate erano già un prodotto della mafia. Ecco, Bene, era sì. solamente per diritto di cronaca, giusto per No, informare, no, ma un grazie. diritto di cronaca mica banale, no, assolutamente no. È molto importante, infatti, come cioè, i depistaggi che si cercavano di fare quando era chiarissimo invece che era tutto l'ammontare scusate, non riesco a trovare il contributo, però vado avanti, tutto l'ammontare delle inchieste fatte che portava avanti lui, che erano arrivati appunto di non ritorno. E quando lui appunto si è permesso di, essendo intervistato in una televisione di Stato nazionale, perché finché la cosa rimaneva nell'ambito delle 10.000 copie vendute, che era un risultato già di livello, e comunque lui non era una voce appunto che cercavano di essere messo all'angolo, e poi si cercava appunto di affossare anche a livello economico la sua iniziativa, infatti era appunto pieno di debiti, mentre invece con quell'intervista lì alla Radio Nazionale lui aveva un'opportunità per diventare più seguito anche a livello nazionale. E però le cose che ha detto sono state talmente dirette e forti, che qualcuno ha staccato la spina, Ma in appunto. effetti sì, perché giusto per diritto di cronaca, poi ti lascio dire il contributo, si dice Sì, addirittura che grazie. successivamente, insomma, con l'evidenza delle accuse che la Fava lanciava sulle collusioni tra Cosa Nostra e Cavalieri del Lavoro catanesi, no? Addirittura, venne rivalutata dalla magistratura che addirittura avviò dei procedimenti giudiziari. L'attacco frontale che la mafia fece, mise in atto nei confronti delle istituzioni, non passò poi inosservato. E si dice che dopo un primo stop nell'85, perché ci fu la sostituzione del sostituto procuratore aggiunto, addirittura per incompatibilità ambientale, il processo poi riprese a pieno ritmo addirittura nel 94, dopo 9 anni. 9 anni, questo Ah non lo sì, sapevo. perché dopo un primo stop nell'85 ci fu, perché nell'85 ci fu questa sostituzione del sostituto procuratore aggiunto, si diceva per incompatibilità ambientale. Il processo, vado a leggere nella cronaca dell'epoca, il processo riprese a pieno ritmo solo nel 1994, almeno così leggo, diciamo, tra le news. Che
che sto guardando addirittura, insomma. Ecco, questo non l'avevo, non l'avevo. No, per questo era giusto completare. Adesso ti lascio al contributo, non riesco a parlare, in modo che vai avanti tranquillamente. Sì, ecco, lui va ricordato appunto la sua determinazione e la sua grandezza in quanto giornalista. Ecco, sul concetto di giornalismo è polemica di qualche mese fa, poi dopo è stata sottaciuta, però è stata una cosa grave l'attacco da parte di alcuni esponenti del governo e comunque delle forze in campo oggi contro il giornalismo. È una cosa grave quello che è accaduto. Ecco, lui aveva quest'idea qui del giornalismo. Io ho un concetto, dice, sono parole sue, che un po' mi trema la voce, devo dire, a parlarne, perché veramente questa persona qui aveva una grandezza intellettuale e morale e un coraggio veramente unici. Io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera, quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza, la criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente allerta le forze dell'ordine, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo. Un momento sempre di quella fiction che veramente è più commovente, secondo me, di tutto quel film, appunto, è quando il figlio Claudio Fava viene chiamato dai carabinieri e si vede che in quel momento vengono arrestati questi quattro cavalieri del lavoro, appunto, che erano questi quattro imprenditori collegati al mondo edile che con un accordo con la mafia palermitana, e questo lui l'aveva dichiarato, aveva fatto scrivere sui giornali, lavoravano a pieno ritmo in tutta l'area della regione Sicilia e soprattutto a Palermo, quindi in accordo completo con le centrali di quel tempo che erano appunto più potenti a Palermo, ma ormai la mafia, cioè anche Catania, tutta la zona del Catanese era entrata in congiura, direi proprio, volevo usare questa parola, in congiura con la realtà appunto di Cosa Nostra palermitana. E appunto è commovente quando si vede appunto che vengono arrestate queste persone e lo rimane stupito e il carabiniere dice grazie al figlio, grazie per tutto il lavoro che avete fatto, perché attraverso anche il vostro lavoro siamo riusciti ad arrestare queste persone che in effetti poi da conferma di tutto il lavoro fatto da lui con grande coraggio nei suoi giornali. Ecco, questa è una cosa. Un'altra cosa che vi voglio leggere, che è veramente anche questa è assolutamente moderna e attualissima. Possono cambiare le parole, vi ricordate, noi abbiamo fatto un lavoro che continueremo a fare su un'indagine sui database, sui social media, i big data e tutti gli aspetti della tecnologia, come stanno cambiando un po' la manipolazione delle informazioni e come stanno cambiando anche facendo cambiare opinione alle persone. Ecco, lui, parliamo del 1983, secondo me appunto già vedeva molto, molto lontano. In questa società comanda
qui è lui che parla, comanda soprattutto chi ha la possibilità di convincere a fare le cose, acquistare un'auto invece di un'altra, un vestito, un cibo, un profumo, fumare o non fumare, votare per un partito, cooperare e leggere quei libri. Comanda soprattutto chi ha la capacità di convincere le persone ad avere quei tali pensieri sul mondo e quelle tali idee sulla vita. In questa società il padrone è colui che ha nelle mani i mass media, chi possiede o può utilizzare gli strumenti dell'informazione, la televisione, la radio, i giornali, purché tu racconti una cosa e 50.000, 500.000 o 5 milioni di persone ti ascoltano e alla fine tu avrai cominciato a modificare i pensieri di costoro, e così modificando i pensieri della gente giorno dopo giorno, mese dopo mese, tu vai creando la pubblica opinione, la quale rimugina, si muove, si commuove, si incazza, si ribella, modifica se stessa e fatalmente modifica la società entro la quale vive. Nel meglio o nel peggio, nel meglio o nel peggio. Questo è tratto da un anno raccolto di scritti per la rivista Siciliani. E questa è una storia emblematica con la quale saluto questa piccola trasmissione su questa persona della quale bisogna parlare veramente a fondo. Vi invito ad andare a vedere su Wikipedia anche chi era Giuseppe Fava, ma anche proprio su Antimafia 2000 ci sono articoli su di lui, sulla sua storia, che sono molto interessanti e che così vi fate un'idea ben precisa. E se vi capita di poter rivedere dalle Teche Rai prima che la notte, è veramente un film valido e commovente, appunto, ripeto, che veramente mi ha mosso alcune cose interiormente. Vi racconto una piccola atroce storia per capire, qui è sempre lui che parla, per capire quale possa essere talvolta la posizione del potere politico dentro una vicenda mafioso, una storia vecchia di alcuni anni fa, quindi parliamo degli anni 70, in questo caso lui ne parla qui all'inizio anni 80, e che oggi non avrebbe senso e che tuttavia in un certo modo interpreta tutt'oggi il senso politico della mafia. Nel paese di Campo Reale, provincia di Palermo, nel cuore della Sicilia, assediata da tutta la mafia della provincia palermitana, c'era un sindaco democristiano, a quel tempo era il partito al governo potentissimo, era la Democrazia Cristiana, c'era un sindaco democristiano onesto, di nome Pasquale Almerico, il quale, essendo anche segretario comunale della DC, rifiutò la terza iscrizione al partito ad un patriarca mafioso chiamato Vanni Sacchi, da tutti i suoi amici, clienti, alleati e complici, 400 persone, il voto di scambio, appunto, più diretto, più spudorato che ci possa essere. 400 tessere, sarebbe stato un trionfo politico del partito in una zona fino allora feudo di liberali e monarchici, ma il sindaco Almerico sapeva che quei 400 nuovi tesserati si sarebbero impadroniti della maggioranza e avrebbero saccheggiato il comune. Con un gesto di temeraria dignità rifiutò le tessere. Respinti dal sindaco, i mafiosi ripresentarono la domanda alla segreteria provinciale della DC, retta in quel tempo dall'ancora giovane Giovanni Gioia, il quale impose al sindaco di scegliere queste 400 tessere di richieste di iscrizione. Ma il sindaco, che era anche medico del paese, un galantuomo che credeva nella DC come ideale di governo politico, ed era anche un uomo con i coglioni, rispose ancora di no. Allora i postulanti gli fecero semplicemente sapere che se non avesse seduto lo avrebbero ucciso. E il sindaco Almerico, medico galantuomo, sempre convinto che la DC fosse soprattutto un ideale, rifiutò ancora. La segreteria provinciale si incazzò, sospese dal partito il sindaco Almerico, che concesse quelle 400 tessere. Il sindaco cominciò a vivere in attesa della morte. Scrisse un memoriale indirizzato alla segreteria provinciale e nazionale del partito, denunciando quello che accadeva, indicando persino i nomi dei suoi probabili assassini.
e continuò a vivere nell'attesa della morte, solo, abbandonato da tutti. Nessuno gli dette retta, lo ritennero un pazzo visionario che voleva continuare a comandare solo, da solo la città, emarginando forze politiche nuove e moderne. Talvolta lo accompagnavano per strada alcuni amici armati per proteggerlo. Poi anche gli amici scomparvero. Una sera di ottobre, mentre Pasquale Americo uscì dal municipio, si spensero tutte le luci di Campo Reale e da tre punti opposti della piazza si cominciò a sparare contro quella povera ombra solitaria. 52 proiettili di mitra, due scariche di Lupara. Il sindaco Pasquale Americo venne divelto, sfigurato, ucciso e i mafiosi divennero i padroni di Campo Reale. Pasquale Americo, per anni, anche negli ambienti ufficiali del partito, venne considerato un pazzo alla memoria. Ecco, ho ritrovato la parte finale dell'intervista fatta da Enzo Biagi a Giuseppe Fava, e con questa vi lascio veramente. Ci vediamo fra 15 giorni per una nuova trasmissione. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri. I mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale. Questa è roba da piccola criminalità, che credo abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il fenomeno della mafia è molto più tragico e importante, è un problema di vertici e di gestione della nazione, è un problema che rischia di portare alla rovina e al decadimento culturale definitivo l'Italia. Io ho visto molti funerali di Stato, io dico che una cosa della quale io solo sono convinto, che può quindi anche non essere vera, ma molto spesso gli assassini erano sul palco dell'autorità. Con questo invito alla riflessione, io vi lascio, vi saluto, saluto anche l'amico Sainz che è intervenuto puntualmente per farmi una cronistoria proprio anche molto precisa delle vicende legate alla storia di Giuseppe Fava, appunto, da un punto di vista proprio anche di cronistoria processuale. Io lo ringrazio, ringrazio voi e quindi ciao a tutti e alla prossima. Bene, Miro, allora se mi permetti questa volta chiudo io per due cose fondamentali. Volevo solo aggiungere, per quello che hai finito di leggere era proprio, diciamo, quello che aveva detto, aveva già prefigurato il futuro e con diciamo, la sentenza Stato Mafia, insomma, si è scoperto proprio che lui aveva proprio ragione al mille per mille quando affermava certe cose. Quindi, nel salutare i nostri amici, volevo ricordare soltanto una cosa: se avete un telefono, questi smartphone Android, andate su Google Play, come si chiama, insomma, Google l'app, Play. Google Play, e scaricatevi l'app di Radio Saiuz, che da pochi giorni, da una settimana che è nata. Basta cercare Saiuz soltanto, ve la scaricate, così potete anche ascoltarci attraverso i smartphone, i vostri cellulari, tablet, quello che è, insomma. Perfetto, con questo è tutto, un caro saluto a tutti quanti, vi ricordo che di visitare sempre il nostro media center www.saiuzmedia.it, che è molto, è un punto fondamentale per noi. E andiamo con la sigla, caro Miro. Ciao.